Ciao, allora bentornati sul mio canale. Oggi voglio fare un video, sì, io intanto faccio le pulizie, capelli in ogni dove, video sui prodotti preferiti della Essence, quindi su cosa vi consiglio di comprare quando vi recate alla Essence. Volevo farvi vedere una cosa che mi è stata mandata da LalaLab. Mi è arrivata questa box con tante foto, aspettate. Questa volta la cosa bellissima è che sono più grandi, perché come potete vedere sono più grandi, e poi ogni riquadro è colorato, quindi scegliete voi i colori e trovo che sia un'idea fantastica, cioè troppo bella, perché magari se non volete andare dal fotografo vi rompete, cioè è stupenda questa idea, perché voi scegliete le foto, subito fate, ci mettete pure il riquadro colorato, cioè troppo bello, e da sotto se magari avete voglia e volete proprio ricordare quel momento andate a scrivere anche qui sotto magari, che ne so, il viaggio, la data, e stesso quando vi arriveranno c'è la data col riquadro colorato, secondo me troppo bella. Io comunque vi lascio giù nell'info box il link e vi lascio anche il coupon in Puglia. Trovo che sia bellissima questa qui, per esempio con Emi l'ho fatta fare gialla, ma poi ce ne sono tantissime anche molto belle. Ce n'è questa e voi potete, questa che mi piace molto l'ho fatta fare bianca, questa che anche mi piace tanto l'ho fatta fare nera. Ce ne sono bellissime, questa di Parigi, guardate, è troppo bella, sembra una cartolina. Ce n'è una di Molly, questa sono io in Puglia. Chiudiamo con lui, c'è troppo bello, ciao! Allora, la cosa che vi consiglio tantissimo, non sono io l'unica a dirlo, ma penso che in tantissimi, sono i mascara. I mascara di Essence sono, secondo me, tra i migliori mascara che esistono e io ho la fissazione per i mascara e ne ho provati tanti. E come mi trovo con quelli di Essence? Non mi trovo con nessuno per il momento, e quindi vi farò vedere alcuni con cui mi sono trovata veramente bene. Sento dei rumori fuori, cioè io ogni volta che faccio dei video sento dei rumori, no? Poi la cosa bella è che quando sento rumori mi blocco, perché per niente penso che entra qualcuno così a caso. Vabbè, quello che io adoro, che adesso non ho qui perché l'ho finito, è stato tipo il 300° mascara che ho finito, la 300° confezione, è questo qui, che è il Lush Princess, il mio, cioè quello lì che io adoro proprio in assoluto, è quello con la confezione, con il corsetto rosa, è veramente top quello lì, veramente mi ci trovo molto bene. Ovviamente sono soggettivi i mascara, cioè non è che sono uguali con tutti, però io vi dico la mia esperienza. Allora, con quello rosa mi ci sono trovata davvero bene, ma anche con questi due, questo qui lilla e questo qui verde, ve li consiglio veramente tanto. Altri mascara sempre di Essence con cui mi trovo benissimo sono questi qui, che è la combo. Io prendo sempre le combo quando escono, perché mi piace allungare e volumizzare allo stesso tempo. Questi due sono davvero buonissimi, anche questi qua mi piacciono da morire. E poi non ho l'altro, la sorellina, il fratellino di questo qui. In pratica anche questo l'avevano fatto in combo, cioè ci sta questo che è per volumizzare e poi c'era l'altro per allungare con la confezioncina fucsia. Io adesso ho l'arancione che devo finire, ma vi consiglio anche tanto quella lì con la confezione fucsia, sono ottimi. Forse questi qui, queste confezioni qui, questa qui fatta in questa maniera, sia questa che la fucsia, dovete aspettare che si seccano un po', perché forse all'inizio rilasciano troppo prodotto, però dopo un poco sono buonissimi. E ve lo dice una che ha delle ciglia davvero schifose, ma veramente veramente schifose. Poi altro mascara con cui mi ci trovo da Dio, cioè questa combo la sto usando, vabbè questa la combo l'ho creata io, non è che l'hanno venduta per essere usata insieme. Però questo mascara mi piace da morire, da morire. Questo è uno degli ultimi usciti ed è il Lashes of the Day. Costano pochissimo i mascara di Essence, hanno circa sui 3,70€, il più caro, massimo 4€, ma non di più. Questo ve lo consiglio tantissimo. Appena finisce sono sicura che lo ricomprerò
perché lo uso sempre, proprio tutti i giorni. Poi un altro preferitissimo, questa volta lo uso anche da solo, mi piace troppo. E io di solito non amo questi mascara con lo scovolino in silicone perché mi graffiano gli occhi, non lo so, non mi ci trovo. Però questo che è proprio l'ultimo uscito è il Super Curl Volume and Opening Eye Opening. È studiato proprio per allungare e aprire lo sguardo, quindi fare quell'effetto di ciglia a ventaglio. Non ve le volumizza, infatti io perciò uso quello lì rosa, però ottimo anche questo qui, ve lo consiglio tantissimo. Scusate se le vedete in cattivo stato, ma io le uso. Allora, quella che io uso tantissimo in estate soprattutto, infatti adesso appena mi abbronzerò un pochettino la rispolvero e la uso perché la voglio finire, è questa qui che è la Sun Club nella colorazione Darker Skin, la 02 Sunny. E questa, come vedete, è molto scavata. Proprio molto scata, non c'ha perlescenze all'interno, quindi io questa qui in estate, soprattutto primavera estate, comunque quando mi inizio un pochettino a colorare, proprio con un pennello enorme la spargo per tutto il viso e mi dà proprio quel colorito bello bello sano e che insieme all'abbronzatura è ancora più bello. Poi io in estate non metto fondotinta, manca adesso, però in estate evito proprio anche quasi quasi il correttore, non lo metto. Un'altra che mi piace molto, sempre della linea Sun Club, è la 20 Sun Tanned. Questa è sempre una bronzing powder ed è però con delle perlescenze. Non so se vedete, ma all'interno c'ha delle piccole perlescenze. Questa è più bronzo, quella invece era un pochettino più colore matte, un colore più chiaro. Questa invece è più proprio per un colorito abbronzato. Io questa qui a volte la vado a usare proprio come blush perché essendo brillantinata per tutto il viso anche no. E poi io questa qui ce l'ho da un millennio, però la uso tantissimo soprattutto in estate, ma anzi la tiro proprio fuori perché la voglio utilizzare un'altra volta. Questa è la 01 Ibiza Sun, sempre della collezione Sun Club se non sbaglio, ed è questo. Madonna mia, questo bronzer adoro! Io questi qui li uso soprattutto ovviamente in estate. Allora ragazze, vi regala un look super luminoso e super abbronzato. Se voi siete abbronzate, questo non farà altro che risaltare la vostra abbronzatura. Io questo lo uso tantissimo anche come palette occhi, quindi a volte mi scoccio a volte di prendere le palette, di prendere ombretti, così. Siccome io sono una molto pratica, nonostante mi piacciono le palette e ombretti e robe varie, a volte con questo faccio tutto il make-up, quindi questa veramente ve la consiglio. Poi c'è anche la striscetta illuminante e la striscetta rosa tipo blush. Vi faccio vedere, ho preso come referenza questi due blush, uno in polvere e uno in crema. Allora, io ce ne ho altri, comunque in particolare questo qui della linea Silky Touch, non so se vedete. È questo color rosa naturale naturale, infatti è proprio, non so se riuscite a vedere, ma è tipo un rosa pescato albicocca. E questo è lo 0, no, è il 30 Secret Girl. È un colore bello proprio perché non è molto molto evidente. Io non amo i blush super, quelle chiazze di blush, non so se avete mai visto, ma a volte certe persone si mettono proprio sprangate di blush, tipo quelle guance diventano super incendiate e a me non mi piace per niente, cioè. E quindi opto sempre per questi blush molto naturali, molto chiari, su questa scia di rosa albicocca, no? Pescate. Rosa albicocca pescate. Mela, banana, pera. Poi vi ho preso come referenza questa qui, questo blush in crema. Questo è il So Blush, ce ne sono in diverse colorazioni. Rosa non proprio forte, un rosa molto lieve, molto pescato. E questo dura abbastanza, anche se in crema ha un bel colore, mi piace molto. Altro che consigliarvi lui, che forse l'avrete visto in 3.000 miliardi di miei video, ma questo è il mio primer preferito, cioè io anche oggi ce l'ho e non so se riuscite a vedere, forse si vede anche che nella videocamera, in video, sembro leggermente luminosa, ma è lui.
Sempre per il viso, che vi consiglio tantissimo, è questo correttore di Essence. Questo è lo Stay All Day Concealer. Questo mi piace tantissimo perché vi va a illuminare la zona occhiaie. Sì, io i pennelli, io uso soprattutto questi tre, quindi lo sfumino, quello lì per applicare l'ombretto, e poi c'è questo piccino per definire magari la riga inferiore o comunque per definire un pochettino il trucco. E mi piacciono da morire anche questi pennelli, che costano pochissimo e valgono e non perdono peli, buonissimi, li adoro. Ho le matite occhi, in particolare la nera e la marrone, ma soprattutto lei, la marrone, cioè io non posso proprio fare a meno di questa, infatti ne avrò comprate 3000. E la nera io non la uso tanto perché non mi piace tanto come mi sta, però quando la uso è ottima. Ma la marrone per me è proprio un must have, cioè io non potrei proprio fare a meno di questa matita. E costa su 1,80€ se non sbaglio, forse anche meno. Come non posso fare a meno anche delle matite labbra di Essence, cioè ci sono queste qui di questa linea. Forse adesso ne sono uscite altre, ma comunque questa qui, le mie sono ovviamente nude marroncine perché non potevano essere rosse e fucsia, di questa linea qua. Poi ci sono queste qui automatiche, che sono molto comode perché non dovete temperarle, e poi queste qui di questa linea che io le adoro, soprattutto questa combo io la adoro tantissimo. E poi non potrei non citarvi questi rossettini. Allora, ci sono, ho preso come referenza questi qui della linea, diciamo col packaging nero, così. Io ne ho vari, ma comunque sono molto buoni questi rossetti, anche quando magari vi rompete le palle di mettere i rossetti, vi andate a mettere questi e subito fate, infatti anche oggi ho uno di questi. Poi ci sono questi qui, sempre della linea un po' più lucidina, no? Questi sono Shine, Sheer e Shine, anche questo magari, che è quello che ho indosso, questa specie di rosa è questo qui. E durano abbastanza, cioè, ma almeno su di me durano molto, non è che durano, non durano tutto il giorno, però 3 ore durano, e sono molto confortevoli sulle labbra. E poi ci sono anche questi qui della linea matte, io adoro questo qui che è lo 02, ed è proprio un colore bellissimo, è un rosa che chissà se assomiglia a Please Me di MAC, non lo so perché io non ce l'ho, però adoro questo qui, ed è il gel, è l'essence, questo colore qui che si chiama Sweet as Candy, è lo 05, e se lo trovate dovete assolutamente prenderlo. Questa penso sia la terza confezione che ricompro. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia. Io vi mando un grosso bacio e fatemi sapere cosa posso comprare da Essence, magari cos'è che non ho, che può servirmi e che mi può piacere. Io vi mando un bacio enorme. Ciao!